Camilla! Eh? Aspettami! O perché te tu sei vestito in quel modo ridicolo? Perché sto andando a caccia di tesori sottomarini. Voglio qualcosa di originale per arredare la mia bicocca. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre. Scusa, Potamo, ma non ho tempo da perdere. Vieni, Alvaruccio, che cosa stai aspettando, eh? È strano, non riesco ad andare più sott'acqua di qua. Ti do una zampa io. Afferra il miguscio. Grazie, gnappetta, sto scendendo! Nuota con le zampe di dietro, non ce la faccio! Devo essere rimasto impigliato in qualcosa. Potamo, ti sta tirando la coda! Qui c'è bisogno d'aiuto! Aiuto! Che razza di scherzi stupidi! Secondo voi riuscirà a prendere qualche tesoro? Vediamo se da questi pizzi c'è qualcosa d'originale. Guarda delle ostriche con la perla! Guarda quanto è bella quella che ho fatto oggi. La mia è più grande. Come hai fatto? Wow! Devo avere quei gioielli! Gagliardissimo, proprio quello che cercavo! Vuoi fare una gara? Ho vinto io, linguacciona! Aia! Che moccico! Tanto ti ribecco prima o poi! Facciamo un giro da quella parte! Perché invece un landian di là? Il capo sono io! Wow! Guarda quante belle ostrighette! Ma hanno messo le perle in cassetta di sicurezza! Le posso in ammazzare l'alle, c'hanno pure il servizio di vigilanza. Mi sa che è meglio rinunciare alle perle. Wow, che corallo strafico! Stava bene sul mio caminetto. Lì ce n'è uno ancora più grande. Metterò quello sul caminetto. Aiuto! Il corallo mi si appiccica dal muso! Quello non è un corallo, ma una stella marina. E tu ti metti sempre nei guai. È strano, non riesco a vedere una vongola. Wow, quei pescetti mi piacciono una cifra. Ne prenderò qualcuno per il mio acquario d'acqua marina. All'attacco! Finalmente vi siete fermati! Starete benissimo nel mio acquario! Venite qua! Venite qua! Un pesce cane! Mi dispiace, ma tu non c'entri nel mio acquario d'acqua marina! Prendi questo! E questo! E questo! Marameo, tanto non mi acchiappi! Ma mozzicato! Aiuto! Fermo un attimo, Potamo, ho visto un dente cariato. Te lo tolgo in un secondo. Eccola! Guarda, guarda, sembra una cifra rilassante fare il morto a galla. Voglio farla anch'io. A fondo! E tu sei troppo pesante, Alvaro. Mi sa che te tu c'ha ragione. Mi è venuta un'idea strafighissima. Speriamo bene. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ora ci sono anch'io. Ho l'impressione che l'idea del pallino non è proprio strafica. Aiuto! Voglio portare a casa qualcosa, qualsiasi cosa! Là c'è uno sbrilluccichino! Vediamo se sono brillanti!
Ti piacciono i miei denti sprilluccicosi? Attento, è una murena, non toccarla! Ed vuole toccarmi! Aiuto! Aiuto! Giuro che non ti tocco! Ho preso un pesce enorme! Dai, bussamela, sei troppo pesante! Aiuto! È strano, non riesco a vedere una vongola un'altra volta! Senti, senti, ho trovato un cuscinetto! Ma chi l'ha mandato qui sotto? Non ho preso neanche una spilla di corallo! Appunto, perché non torniamo a casa? No, gnappetta, non voglio tornare a casa a ciampe vuote! E quel coso cos'è? Quella è una manta! A me mi sembra il tappeto volante delle Mille e Una Notte, vado a farti un giro! Ciao, tappeto volante, mi porti a fare un giretto? Gagliardo, allora non voli solo sott'acqua! L'arietta fresca ti ha fatto venire un bel colorito. Giro della Marche! Oh, ma non era una manta! Un vascello! Devo dirlo a Camilla! Camilla, guarda che c'è! Forse era un vascello pirata! Guarda che guscio carino! Questo non è un guscio, è un forziere! È pieno zeppo di gioielli e sono tutti miei! Che medusa taccagna, si è preso tutto per lei! Guarda laggiù, Alvaruccio! Lo scheletro del pirata Alvaro Nero e Camilla Milla! Stanno mangiando scheletri di pesci! Tu dici che quella roba li sazia? Suppongo di sì! A tutta mira! Il fantasma di Potamo! Ma che fa, ci mangia? Ho l'impressione che non ha capito che gli è un fantasma! Andiamocene via! Devo trovare un gioiello da mettere sul caminetto. Guarda laggiù, Alvaruccio! Quanto mi piacerebbe avere un guscio così! Quei gusci staranno benissimo sul mio camino! Vediamo, comincerò a prendere prima questo. Questa collezione mia! Avanti, Bischelletto, regala una conchiglia ad Alvaruccio! No, 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 e poi no! Che te posso ammazzare il latte? Ma che te posso ammazzare il latte? Piccolo tricheco pestifero, ora te lo faccio vedere io, se non t'acchiappo! L'ho quasi acchiappato! Acchiappato! Che bue stupido! Ma che fai? Aiuto, Camilla! M'hanno incodato! Secondo me è meglio che non lo fai. Devo, Camilla, tu aspettami qui. Quei gusci sono troppo belli. Preso! Allora mi regali metà collezione di gusci? Mi dispiace, bestia, ma di tuo padre non c'è neanche l'ombra! Vieni, tesoruccio! Gocce di tricheco su di me! Ciao! Che te possono mozzare l'altro? Torniamo a casa, Alvaruccio! No, devo ancora cercare un oggetto prezioso da mettere sul caminetto! Ho una murena! Una murena? Ok, metterò quella sul caminetto! No, pallino, è meglio di no! Aspetta! Dove scappi? Ferma! L'ho acchiappata! Ti piaceva correre, eh? Aiuto! Ti ha attaccato la corrente! Le murene danno la scossa, Citrullo! E perché non me l'hai detto prima? Ci mancava solo un pesce nuvola! Per baccolone, le mucche sono tutte uscite fuori dal recinto! E adesso come faccio a rimetterle dentro? Non sono mica un cowboy!
Idea! Toby, questa è la tua occasione per dimostrare al mondo che sei nato nel West. Ok, il merito sarà tuo. Posizione di partenza, pronti, via! Bravo, ottimo lavoro! Mi correggo, lavoro discreto, ti sei dimenticato fuori Molly. Posizione di partenza, via! Quella Molly, a furia di uscire col cavallo dinamita, ha imparato a nitrire. Credo che è arrivato il momento di intervenire. Questo l'ho visto fare in un film western. Prima si fa girare il laccio così e poi... Opla! Sono meglio di John Wayne, il tiro col laccio. Niente capricci, devi andare nel recinto. Vieni qua. Oh, capito? Non fare capricci. Entra nel recinto e basta. Che figuraccia. Non credevo che Molly conoscesse il trucchetto del gonfiati e sgonfiati. Sono un campione nel tiro col laccio e ora lo dimostrerò anche a quella mucca. Opla! Visto, ragazzi? Nessuno riesce a scappare ad Alvaro, il più gagliardo cowboy della foresta. Che succede? Smettila, Molly, o non ti mungerò più il latte per un mese. Questa volta non me la farai. Opla! Ho toppato il tiro. Aspetta, saltapicchio, ti libero in un microsecondo. Mi dispiace una cifra per le tue orecchie. Afferri questo ramo, signor Quattro Passi. Avanti, ce l'ha quasi fatta. Ciao, gnappetta, giochi all'alpinista. Oh, Alvaruccio, meno male che sei qua. Il signor Quattro Passi gli è caduto lì dentro e non riesce più a uscire. Niente panico, pupa, ci penso io. Opla! Oh, croce. Oh, issa. 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 Santo cielo. Oh, ecco dove era andata Molly. E tu mi vuoi dire che quel laccio ti serve per prendere la moglie al laccio, Alvaruccio? Invece glielo dico, e questa volta non mi sfuggirà. Opla! Ho toppato un'altra volta, infatti l'oroscopo di oggi mi consigliava di non usare lacci. Guarda, ora sta dando fastidio a Modigliani col campanaccio. Opla! E tu hai toppato di nuovo, Grullo. Mi spiace, Modigliani, te lo tolgo subito. Aiuto! Ho capito, eh? Puoi giocare al tiro alla fune, vero? Ok. A quanto sembra ho vinto io di un'incollatura. Mamma, che capitombolo! Ai 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 ai.
Modigliani è diventata bassezza. Tutto bene, Alvaruccio? Come tu volere, Rambo! Ho capito, volere giocare anche tu al tiro alla fune con me. A inizio la partita, lo sfidante, il campione. Aia! Si è rotta la fune, e ora dove la compro un'altra? Da questi pizzi non c'è un negozio. Mare! Ma smettetela, brutti citrulli, basta! Se non mi lasciate vi faccio togliere tutti i muscoli dal disegnatore, capito? Eccola là! Questa volta non mi sfuggirà! Come mai ne sei così sicuro, eh? Perché mi sono portato appresso un'arma segreta! Eccola! Questo si chiama acchiappamucca! E finirà la libertà, Molly! Hopla! E per fortuna ti sei portato la chiappa mucca. Non ho finito. Laccio in arrivo! Hopla! Cosa sta succedendo? Sempre così finisce. Per baccolone, abbiamo perso le tracce di Molly. Perché invece la pensiamo a mangiare, gli ho una fame. Ok, pappiamo. Dunque, ti piacciono le banane? Mi piacciono tantissimo. Niente panico, pupa, il tuo Alvaruccio ti acchiappa al laccio tutto il bananaccio. Opla! Oh, cosa? Ma che ridi, perché non ci provi tu? Io non ci provo. Guarda qua. Tieni, grazie. Grazie. Beh, ora dalle a noi. Ti piacerebbe. Ma dove c'era andata a finire quella mucca di Molly? Non posso lasciare per la foresta quella fabbrica guai. Oh, l'ho trovata. Bene, questo l'ho visto fare da Tarzan. Hopla! Partenza! Che figata! Che ne dici del mio nuovo look? Ti piace? No, mi piace, non è il tuo genere. Ho l'impressione che ti metterai in un sacco di guai. Non ho chiesto il tuo consiglio, pulce con la goccia. E c'è una cosa, quel guscio ti sta proprio male. Ciao, Molly, guarda un po'. Arriva. Calma, bella. Frena, Molly, frena. Avanti, Molly, ora fa la brava e entra dentro il recinto senza fare capricci. Aspetta, t'aiuto. Oh no, ne sta uscendo un'altra! Oh no, anche quella! Ora da quella parte! No, aspetta! No. L'oroscopo di oggi l'aveva detto. Per il segno del bue, problemi con le mucche. No, da questa parte! No, ora sta uscendo quella! Forse devo allargare il recinto.